Gentili signori e signori, buon pomeriggio e benvenuti a Fuori Gioco, il nostro programma del sabato pomeriggio, questo contenitore di calcio che parla della vigilia di Biceglie e Taranto, un altro derby nel campionato nazionale dilettanti Girone H. Il Taranto deve rispondere alla sconfitta di Foggia. Prego quindi subito il registro di mandare la grafica di fuorigioco di questo pomeriggio che dice proprio questo: Taranto rispondi. Taranto deve rispondere al secondo KO consecutivo allo stadio Erasmo Iacovone. Eccola qui la bella grafica, e a proposito ringrazio anche Antonio Lisi per la grafica. Taranto rispondi, il Taranto deve rispondere, sì, perché è stata una brutta sconfitta quella di domenica allo stadio Erasmo Iacovone, un Taranto che non è entrato quasi mai in partita, però sappiamo benissimo che ci sono le attenuanti, anche se il campionato ormai incomincia a viaggiare. Domani, dicevo, si va al Gustavo Ventura di Biceglie, un derby molto ma molto difficile, più difficile di quello di Trani sicuramente, perché questa è una squadra ancora più competitiva, una squadra ancora più quotata, una squadra ancora più rodata, ha vinto l'anno scorso anche la Coppa Italia di eccellenza e quindi di diritto partecipa al campionato nazionale dilettanti. Di tutto questo ne parleremo con i miei due ospiti che vado subito a presentare, Andrea Novelli di Mondo Rosso Blu. Buon pomeriggio Andrea. Ciao Daniele, un saluto a tutti i tifosi che ci seguono. E Roberto Orlando di Tutto Lega Pro. Ciao Roberto, buon pomeriggio, grazie della tua partecipazione. Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Andiamo a salutare Giuseppe Genghi. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio e buon lavoro Giuseppe. Ciao Daniele, grazie e buon pomeriggio a te, soprattutto agli ospiti qui in studio e al nostro pubblico che ci segue numerosissimo da casa, come sempre. Questo è il piccolo spazio dedicato appunto alle piccole curiosità riguardanti questa giornata calcistica. Beh, sono 10 le gare disputate dalle due formazioni, quindi 10 volte si sono affrontate precedentemente a domani. 5 sono le vittorie degli ionici, mentre 4 i pareggi tra le due formazioni e una sulla sconfitta subita dal nostro Taranto. Prima partita che è stata disputata tra le due compagini è stata giocata nel campionato 1928-1929, dove ha visto vincente il nostro Taranto per 3-2, mentre unica sconfitta del Taranto risale al campionato 1962-1963, dove il Taranto ha subito una sconfitta per 3-1. Ultima vittoria risale a ben del nostro Taranto a ben 38 anni, quindi sono 38 anni che il Taranto non vince contro il Biceglie. Ultima vittoria risale al campionato 1963-1964, precisamente il 22 marzo del 64, dove il Taranto si è imposto per 2-0. Ultima partita invece disputata tra le due formazioni risale al campionato 1996-97, dove la partita è finita per 1-1. Detto ciò, vado a ricordare anche un'altra piccola curiosità, che il Biceglie è molto ostico in casa, perché ultima sconfitta subita nelle mura amiche risale al campionato dello scorso anno, quindi campionato d'eccellenza, ai danni del San Paolo Bari, che è finita, il San Paolo Bari si è imposto per 1-0 contro il Biceglie. Detto ciò, vado a ricordare nuovamente al pubblico rossoblu che ci segue da casa il nostro numero SMS per poter dire la propria opinione, il proprio pensiero, per dire il proprio affetto al nostro Taranto, al numero 347 48 52 99. Benissimo, quindi chiamate sempre tramite SMS. Taranto ha risposto già Roberto Orlando, ingaggiati Carlo Vicedomini e Michele Brancato, che è un under classe 94, quindi il Taranto, comunque la società, ha già risposto con questi due acquisti che vanno sicuramente a rinforzare una rosa nel complesso sufficiente, ecco, dal punto di vista tecnico, poi dal punto di vista qualitativo. Giudichiamo questi due ultimi colpi del Taranto. Sì, sicuramente Vicedomini è un nome importante per la Serie D, purtroppo ha avuto un'esperienza infelice l'anno scorso, abbiamo giocato appena 10 minuti nel recupero di Como, si fece male in estate, ma le sue qualità sono indubbie. Quest'estate ha lavorato da solo, ha fatto una preparazione atletica da solo, e chi l'ha visto all'opera a Carrara, dove era in prova prima che la società toscana acquistasse Pestrin,
Manolo Pestrin, l'avevano visto davvero, davvero in forma, e le stesse conferme ci ha date stamattina la società. Vice Domini è in palla, è in forma, è già il ritmo partita nelle gambe, quindi non sarebbe nemmeno una sorpresa se domani lo dovessimo vedere in campo già dal primo già minuto. Già convocati, insomma. Infatti, sia il giovane Brancato che appunto Vice Domini. Sì, invece il giovane Brancato viene dall'esperienza di Siracusa, dove l'anno scorso non ha raccolto presenze, però è sempre stato nel giro di una società che comunque nella scorsa stagione ha fatto un campionato importante in prima divisione, per poi fare una fine peggiore della nostra, insomma. Benissimo, ora andiamoci a vedere la nostra scheda, il Taranto e Raggi X, e poi incominceremo a parlare di Biceglie Taranto, parleremo nella prima parte del Taranto, poi nella parte finale parleremo del Biceglie, avremo anche un collegamento telefonico con il tecnico del Biceglie, quindi ci occuperemo del Taranto, ci occupiamo del Taranto con la nostra scheda, il Taranto e Raggi X. Quarta giornata di campionato per il Taranto di Mister Napoli. Si gioca al Gustavo Ventura di Biceglie contro un avversario di spessore tecnico non indifferente per la qualità dell'organico e l'organizzazione tecnico-tattica. La squadra di Mister Ragno può contare su calciatori come La Fortezza, Lo Greco, Dumbià, Di Rocco, Di Rito e Mocelli, che sono un vero mix di esperienze e gioventù. Squadra che con un pizzico di fortuna in più, vedi Domenica Grottaglie, e maggiore gestione delle risorse fisiche, vedi gara con il Brindisi, avrebbe sicuramente meritato qualche punto in più. In casa Taranto, dopo una settimana difficile sia per la squadra, che reduce dal secondo KO consecutivo allo Iocovone, che per la dirigenza, incassate le dimissioni della detto stampa Deborah Giorgi e del direttore generale Antonio Borsci, si cerca di andare avanti pensando positivo e con la speranza che i risultati sul campo possano tranquillizzare un ambiente che inizia già a mormorare. Il match che attende gli ionici domenica pomeriggio è sulla carta molto impegnativo, ma il tecnico Napoli si dice fiducioso del suo gruppo e ha parlato di fare una partita non di attesa ma di iniziativa, cercando appunto di imporre il proprio gioco. E gli interrogativi, i dubbi e le riflessioni derivano proprio da questo aspetto. La squadra vista all'opera al momento non è in grado di fare la partita e di imporre il proprio gioco, primo perché non ha calciatori in mezzo al campo dal carisma e le qualità tecnico-tattiche che si richiedono in quella zona di campo, secondo perché non ha il cambio di passo, o meglio quella brillantezza atletica necessaria per comandare la partita, e terzo perché la rosa nel suo complesso è qualitativamente mediocre. Domenica comunque rientra Capitan Prosperi dopo tre giornate di squalifica, e questa è già una bella notizia, che consentirà al reparto difensivo ionico di reggere meglio l'urto degli avversari. Avversari che sono abituati a partire fortissimo. Per domenica il tecnico Napoli dovrà cercare di mettere in campo dal primo minuto calciatori che abbiano più brillantezza e velocità, riferendomi in particolar modo al reparto offensivo, e anche la scelta degli under dovrà essere più ragionata. Appuntamento a domenica quindi per un altro derby da vivere con passione, sofferenza e speranza, quella speranza che non è mai mancata all'intero popolo rossoblù. Rieccoci, questa è la nostra scheda girata in settimana. Io andrei subito a Giuseppe Genghi perché sono già arrivati tanti sms, andiamo a leggere Giuseppe e poi andiamo da Andrea Novelli, incominceremo il dibattito proprio di Biceglie e Taranto. Andiamo Giuseppe prima. Primo spazio dedicato al pubblico rosso-blu, ma anche se vado a leggere un messaggio che non è di un tifoso del Taranto, ma è un tifoso del Biceglie, e dice: ciao, sono Giuseppe di Biceglie, non capisco perché i tifosi del Taranto non possono venire qui a Biceglie, sarebbe stata una bella cornice di pubblico. Infatti ricordiamo che la trasferta dei tifosi rosso-blu è stata negata appunto per la partita nel derby contro il Biceglie. Mentre un altro sms: contro il Foggia abbiamo subito una sconfitta assolutamente immeritata. Ora dobbiamo disputare un altro derby ostico, ma sicuramente finirà meglio. Speriamo che Vice Domini, scrive questo tifoso, dia quella qualità in più che ci serve nel nostro centrocampo, anche perché si deve riscattare dello scorso anno. Quindi questa è l'opinione del pubblico rossoblù. Benissimo, Andrea Novelli di Mondo Rossoblù. In base quindi a questi due acquisti cambia qualcosa? In settimana sappiamo che c'è stato il test, andiamo quindi a vedere già la probabile formazione, perché noi assolutamente non sappiamo quale sarà la formazione. L'ago della bilancia sono sempre gli under, è arrivato questo 94 che è Brancato, che è stato tesserato, era già in prova del Taranto, quindi io ho provato ad abbozzare questa formazione, prego il regista di mandarla
in onda la probabile formazione del Taranto. Invece voglio sapere il vostro parere. Questa è la formazione di fuorigioco: Maragnino tra i pali, Del Bergiolo a destra, Stigliano a sinistra, coppia centrale Occhi Pinti, Prosperi, non rosato, poi Biondo a destra, Zaccaro a sinistra, tra parentesi Noviello potrebbe giocare al posto di Biondo, in mezzo Catalano e Cordua, in avanti Noviello Cosa oppure Sarli Cosa, ho messo anche una parentesi, quindi se possiamo aggiustare lì, mettere Prosperi al posto di Rosato. Andrea Novelli. Sì, Daniele, come ben detto, gli under sono l'ago della bilancia, quindi Vice Domine è stato convocato, come anche Brancato, che è un esterno sinistro del 94, quindi questi due acquisti sono a disposizione già per la trasferta di domani e chissà, proprio come Occhi Pinti domenica, potrebbero debuttare entrambi. Infatti, prevedendo il debutto da titolare di Vice Domine, come appunto c'è stato quello di Occhi Pinti domenica scorsa, dal primo minuto a farne le spese, potrebbe essere Catalano e in quel punto ci vorrebbe un under in più e quindi rischiare una difesa composta da 4 under su 3 under su 4 e quindi mettere in panchino Occhi Pinti e Prosperi per Rosato oppure tramutare Zaccaro mettendo quindi un centrocampo più collaudato e più di spessore con più uomini adattati al gioco e mettere quindi il nuovo Brancato a sinistra al posto di Stigliano. Quindi gli under sono l'ago della bilancia, però in base anche al test di Ginosa che il Taranto ha vinto per 9-1 e c'è stato e Noviello e Cosa in grande spolvero, autore di una tripletta e di una doppietta, il Taranto potrebbe essere questo. L'unica nota è Bufalino che ancora non ha recuperato da un ematoma la coscia destra e quindi potrebbe essere sostituito da Biondo o da Noviello nel caso appunto si volesse far rigiocare nuovamente insieme la coppia Cosa Sarli, anche se Sarli nelle ultime apparizioni è stato piuttosto evanescente. Roberto Orlando, in base sempre alla formazione, non credo che comunque che il mister fa giocare tantissimi under dietro perché c'è sempre questo rischio, quindi io credo che la formazione, eccola qui, dovrebbe essere questa. Io credo che la coppia centrale Occhi Pinti Prosperi dovrebbe, anche se Rosato è un giocatore dei piedi buonissimi, quindi al limite potrebbe fare le spese proprio Occhi Pinti. E poi questo Biondo un po' è piaciuto, insomma, Noviello potrebbe giocare davanti con Cosa, non so, il tuo pensiero qual è? Guarda, sulla formazione, certamente è un rebus. Sì, è un rebus, tutto dipende sempre se il mister Napoli vorrà utilizzare già dal primo minuto Vice Domini. Non sarebbe secondo me comunque rispettoso per l'intera rosa di regola, anche se arrivasse un giocatore fortissimo puoi farlo giocare benissimo dopo 15-20 minuti del primo tempo ma non subito, però partiamo sempre dal presupposto che la nostra è una squadra che comunque nelle due partite su tre ha palesato davvero tanta mediocrità, insomma, quindi ha urgenza, ha davvero impellenza di trovare già giocatori di qualità da mettere in campo fin da subito. Ricordiamoci, domani la trasferta sarà una delle più difficili, secondo me il Bisceglie è una squadra da prima fascia e la vittoria, e secondo me la vittoria di Trani da parte del Taranto è stato qualcosa che ha fatto, cioè è stata una vittoria che forse ha fatto malinterpretare quello che è il reale valore del Taranto. La nostra è una squadra, forse quella vera è quella che si è vista contro il Foggia più che quella contro il Gladiator, perché naturalmente si comincia a entrare in condizione, dovrebbero apparire già i primi schemi anche con una certa precisione e invece domenica scorsa abbiamo visto tanta mediocrità, quindi forse proprio per questo motivo si potrebbe anche scegliere di buttare nella mischia fin dal primo minuto Vice Domini, però è giusto anche il ragionamento che fai tu, che non sarebbe magari rispettoso per chi naturalmente sta lavorando già da diverse settimane insieme, vedere giocare l'ultimo arrivato forse potrebbe essere presa anche a male, però il gruppo sappiamo che vuole crescere, è molto compatto e che quindi si attiene alle disposizioni del mister, insomma. Nella scheda del Taranto GX io parlavo delle dichiarazioni da parte del mister Tommaso Napoli, anzi facciamo così, andiamo a sentire le dichiarazioni e poi parliamo delle sue interpretazioni, interpretiamo il suo pensiero e parliamo appunto dal punto di vista tattico. Lui ha parlato di voler fare la partita, secondo me per poter fare la partita insomma devi ancora essere squadra, forse ancora squadra, non lo siamo. Ascoltiamo il tecnico del Taranto, Tommaso Napoli. Un attimo di pazienza.
Allora, non è pronto. Allora, le dichiarazioni erano queste, Roberto Orlando. Andiamo lì per fare la partita, giustamente sono giuste dal punto di vista proprio del pensiero. Però io ho parlato proprio di non poter fare attualmente la partita perché? Perché non hai calciatori dal punto di vista proprio qualitativo, tecnicamente validi, anche se ora è arrivato vice domine, quindi potrebbe essere anche giusta il tuo pensiero di vedere subito vice domine dal primo minuto. Ho parlato di una rosa ancora qualitativamente ancora sufficiente, non vorrei dire mediocre. E quindi il tuo pensiero qual è? Sì, andare lì a fare la partita. Certamente il Napoli parla in questo modo, afferma questo, proprio perché sa che deve forgiare l'identità di questa squadra. Una squadra assemblata in fretta e furia, dal nulla, ha bisogno di creare una propria identità, di spogliatoio prima anche che tecnica o tattica. Naturalmente, partendo da questo presupposto, si cerca di dare, di infondere nei giocatori più sicurezza, soprattutto negli under che hanno avuto l'impatto con lo Iacovone non proprio dei migliori. Possiamo aver notato, naturalmente, sempre facendo il raffronto con l'unica trasferta che abbiamo giocato, quelle due partite di Andre, che lì i giocatori erano più spigliati nel mostrare gioco, anche nel tentare il dribbling, per esempio, cosa che allo Iacovone non è successo. Sono stati molto legati, soprattutto gli under, soprattutto quelli di fascia destra. E naturalmente Napoli sa che deve lavorare proprio sul carattere dei ragazzi e sul carattere generale della squadra. Quindi per questo domani occorre andare lì e fare la partita, pur sapendo che di fronte c'è una squadra ben attrezzata, che si conosce benissimo, che lavorano da 2-3 anni insieme e che hanno nella coppia d'attacco... Bisogna vedere se avrai la forza di fare la partita o se te la fanno fare. A proposito, sì, Andrea Novelli, Biceglie parte fortissimo, lo dicevo nella scheda, siamo andati a vedere i risultati, a Brindisi vinceva per 2-0 nel primo tempo, poi è stato raggiunto nel finale, a Grottaglie subito di vantaggio, ha dilapidato tantissime occasioni, poi addirittura stava per perdere. Insomma, questa è una squadra, e poi mentre in casa facilmente ha superato il Trani per 2-1, anche se allo scadere è arrivato il gol del Trani. Quindi ora bisogna vedere un po' innanzitutto se Biceglie ti farà fare la partita, proprio perché parte fortissimo, e poi il tuo pensiero, ecco, sul discorso di fare la partita, certamente, oppure fare una partita di attesa, proprio nell'aspettare, ecco, che le condizioni fisiche della squadra appunto crescono. Taranto visto all'opera ha reso sempre più chiaro la mancanza di un vero regista di centrocampo e di una punta ancora. Però il regista è arrivato, dobbiamo vedere in che forma sta vice domini. Ovviamente in queste tre prime giornate abbiamo visto un Taranto che a Trani ha giocato meglio rispetto alle partite dello Iacovone perché ha giocato in ripartenza. Quindi anche quello è il gioco che naturalmente fa una squadra ancora mediocre sul piano del gioco stesso. Invece in casa abbiamo fatto fatica contro due squadre, sia il Gladiator, che era una squadra molto organizzata, del Foggia, che invece a centrocampo presentava uomini di spessore e molto validi. Per quanto riguarda il Biceglie ha mantenuto intatta una media inglese perfetta, due pareggi fuori casa e una vittoria in casa, ha giocatori, il presidente Canonico non ha badato a spese, ha acquistato giocatori di ottimo livello sia per la categoria ma anche di categoria superiore. Basta pensare che Dumbia, che l'anno scorso ad Andrea era un titolare, parte tra le riserve della squadra biscegliese. Per poi parlare dell'ultimo acquisto, Pierotti, che l'anno scorso era il capitano dell'Andrea stesso. Difficilmente il Biceglie farà fare la partita al Taranto, anzi proprio la squadra di Napoli dovrà cercare di resistere il più possibile agli attacchi veementi della squadra di casa, visto proprio che la squadra di Ragno cerca di chiudere la partita nei primi 45 minuti di gioco, soffrendo poi nella seconda parte, proprio come è successo a Grottaglie, che in vantaggio di un gol è andata sotto di due gol con il secondo gol di Radicchio, per poi pareggiare negli ultimi minuti. Benissimo Andrea, poi parleremo ancora del Biceglie, parleremo ancora di Taranto. Ora andiamo da Giuseppe Genghi, poi andiamo in pubblicità e poi rientriamo con l'intervista a Tommaso Napoli, poi vi rifaccio ancora la domanda. Vediamo un po' il mister come vuole giocare questa partita delicata domani. Andiamo prima da Giuseppe Genghi. 347 48 52 99, questo è il numero SMS per poter dire la propria opinione nel nostro
programma, come l'opinione che ci scrive questo tifoso che dice: il Taranto ha tutte le qualità di andare a Biceglie e fare il risultato pieno, ma dobbiamo scendere in campo super concentrati. Forza Taranto. Mentre Fabio ci scrive: occhi pinti prosperi sono assolutamente due rocce in mezzo alla difesa, devono giocare subito insieme. Mentre un altro sms che ci arriva da Pasquale di Monteparano che ci scrive: contro il Foggia abbiamo peccato di ingenuità difensiva e poca esperienza, se ci fossero stati occhi pinti e prosperi il risultato sarebbe stato diverso. Sempre forza Taranto. Ciao, sono Alfredo, secondo me serve un altro attaccante da affiancare a Cosa e convince Domini, il nostro centrocampo acquista di qualità e dinamicità. Questa è l'opinione della tifoseria. Benissimo, prima fascia pubblicitaria, poi rientreremo con l'intervista al tecnico Tommaso Napoli. Non cambiate canale, a tra poco. Questo programma è offerto da... Comunità familiari Prisma, dal 1978. Un bambino, un sorriso, un campione. Torna il latte della centrale del latte di Taranto Gealat. L'alta qualità del latte dalla terra delle Gravine. Un sorso di salute per iniziare bene la giornata. Buon latte a tutti! Cascarano, dal 1896, veste i tuoi desideri, con le migliori calzature per uomo, donna e bambino. Cascarano Sport, leader nell'abbigliamento sportivo, unica sede a Taranto, in corso Piemonte 86. Cargia Gioielli, gioielleria argenteria. Un pensiero d'amore, un'idea preziosa, un regalo di classe. Eleganza, prestigio, ricercatezza, da regalare e regalarsi. Cagia Gioielli è Erbit, Nomination, Guess, Lancaster, Ottaviani, D&D Gioielli, Greggio Argenterie, Porcellane Ainsley. Analisi gemmologiche e consulenza su pietre preziose. Cagia Gioielli, Taranto, via Plinio 85. DEA Impianti, azienda leader negli impianti elettrici, elettronici e fotovoltaici. Il know-how acquisito nell'ambito delle energie rinnovabili consente una serena installazione e soprattutto un investimento di sicuro guadagno per un periodo di 20 anni. DEA Impianti realizza chiavi in mano, occupandosi nella sua completezza di tutto il progetto, dalla verifica degli impianti all'assistenza e al rendimento degli incentivi previsti dalla legge. DEA Impianti, energie rinnovabili con affidabilità, sicurezza e professionalità. DEA Impianti, accendiamo nuove energie. Quindi posso stare tranquillo? Tranquillo, tranquillissimo. Hai 15 mesi di tempo e il 15% di sconto. Madonna, stavo sognando che Nuova Arreda al 15% di sconto aggiunge 15 mesi di finanziamento a tasso zero. No, non è un sogno. Promo 15 continua e aggiunge al 15% di sconto 15 mesi di finanziamento a tasso zero. Quindi non è un sogno. Hai sognato, non hai sognato. Da Nuova Arredo tutto è possibile. MAD SRL, lavori edili e stradali, via per Martina Franca, chilometro 5500, Taranto. Ecologica Sud, raccolta, trasporto e stoccaggio oli usati, batterie e oli vegetali esausti, raccolta rifiuti speciali urbani, gestione servizi ecologici e pulizie, a Taranto in via Consiglio 45. Domenica 23 settembre, campionato nazionale dilettante. Il Taranto incontra il Bisceglie. In diretta su Canale 16, su Blu Star TV. La TV dal cuore rosso-blu. Che Taranto ci vorrà Bisceglie per fare risultati? Sicuramente un Taranto che non va lì a... soltanto per andare a difendere, ma andrà lì a giocarsi la partita, perché oltretutto è anche il mio modo di pensare, il mio credo calcistico di andarci a giocare la partita a viso aperto. Se stiamo lì ad aspettare prendiamo gli scappi, se ce la andiamo a giocare secondo me possiamo mettere anche in difficoltà il Bisceglie.
Noviello l'abbiamo visto in gran forma a Ginosa, 3 gol, uno stato di forma ecco abbastanza incoraggiante. Sì, anche se fatto delle buone trame di gioco, a momenti in cui deve partecipare ancora di più a quello che è il nostro gioco, all'azione, è quello che ci deve fare un pochino il salto di qualità lì in mezzo per fornire delle palle giocabili per i nostri attaccanti, per esterni e per l'attaccante. C'è fiducia comunque all'interno del gruppo, c'è voglia di invertire la marcia? Ma sicuramente, ragazzi, l'unica cosa che ho detto anche prima, non bisogna mai abbattersi, bisogna alzare la testa e ripartire nuovamente cercando, perché puoi stare lì a valutare, a pensare, a giudicare fino al martedì. Dal martedì sera in poi, mercoledì mattina, già devi pensare che domenica prossima c'è un'altra battaglia da affrontare e noi dobbiamo farci trovare pronti domenica per domenica. Queste alcune dichiarazioni che abbiamo tratto dall'intervista del collega Enrico Sorace, girata giovedì a Ginosa, nel test di Ginosa, e ti rifaccio la domanda, Roberto Orlando, ma questo tanto attualmente è in grado di poter fare la partita? Il mister ha detto, se andiamo lì prendiamo gli schiaffi, se li attendiamo, però si potrebbe anche attenderli e poi appunto colpirli nel secondo tempo, però ecco, io ti faccio questa domanda, è in grado attualmente questo talento di poter fare la partita? Perché in base a quello che abbiamo elaborato prima, secondo me ancora non lo è. Senti, rispetto a quello che abbiamo visto soprattutto domenica contro il Foggia, sicuramente non lo è. Diciamo che il Taranto inizia bene la manovra, poi non sa concretizzarla, non sa finalizzarla, non sa portarla avanti, perché si blocca a centrocampo questa manovra. Quindi per questo si spera che magari Vice Domini nuovi acquisti cosa potrebbe portare, ecco, se, un po' delle caratteristiche anche di Carlo Vicedomini. Senti, se Vicedomini ha buona visione di gioco, in mezzo al campo sa farsi rispettare sia in fase di copertura sia in fase propositiva. Bisogna vedere, per un anno è stato completamente fermo, quindi bisogna vedere anche in questo periodo quelle che sono state il suo lavoro, certo. sulla fase di costruzione soprattutto, perché è quello che serve al Taranto. Un'altra caratteristica della squadra di Napoli è che si è visto sia contro il Gladiator che contro il Foggia, una volta che subisce la rete sembra non sapersi più rialzare, sì, si ferma. Demoralizza, nonostante, certo, per dire, le due partite in casa erano state seguite da parecchio pubblico. Certo. E quindi diciamo che la spinta da parte dello Iacovone c'era, insomma. E vederla fermare in questo modo è preoccupante, perché naturalmente poi non c'è nessuno che sappia prendere in mano il gioco, la squadra, farla rimettere in moto, rimetterla in piedi. Quindi quello che si spera è trovare un giocatore, che in questo caso può essere Vicedomini, sì, che sappia guidarla. Certo, anche perché il giovane catalano, che secondo me è un giovane molto interessante, proprio il discorso che dicevi te, dimostra di più di essere più, non dico più in forma, però ecco, libero proprio, ecco, da paure, fuori dallo Iacovone, sì. Ha fatto una buonissima partita a Trani, poi in casa invece ecco, stenta un po'. Ma io dico, è una questione ancora di personalità, ancora di crescita, è sempre un giovane, molto giovane questo giocatore. Prima di andare da Andrea Novelli, torniamo da Giuseppe Genghi, continuano ad arrivare tantissimi sms qui allo studio 1 di Via di Palma 118. Andiamo, Giuseppe. Nuovamente spazio e voce alla tifoseria rosso-blu, quindi voglio anche ringraziare, come faccio ogni sabato, tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, come Piero che ci scrive: Sarli troppo grosso e lento, proprio fuori forma, dentro subito Vicedomini. Questa è l'opinione di Piero, mentre Noviello e Cosa titolari, con Biondo sulle fasce e Vicedomini subito in campo. Forza vecchio cuore rosso-blu, mentre un altro tifoso scrive: ma è possibile che il Taranto deve aver paura del Biceglie? Che brutta fine che abbiamo fatto. Benissimo, Andrea Novelli, prima proprio di andare ad ascoltare l'intervista che sempre il collega Enrico Sorace ha girato giovedì, abbiamo intervistato proprio il diretto chiamato in causa, parlo di Giorgio Noviello, ecco, parliamo proprio sempre in base alle dichiarazioni di Napoli, ha detto che pretende di più da Noviello, deve giocare di più tra le linee, ecco, quindi ci potrebbe anche essere una formazione con questo 4-4-1-1. Come vedi tu il problema davanti? Un po' appesantito in effetti ancora Sarli, deve entrare ancora in condizione,
Ecco, come vedi tu, quali sono le idee magari che ha in futuro Napoli? Giocare magari con tutti i brevi linee, non so, una volta che recupererà Bufalino? Io penso che il gioco di Napoli sia centrato su Cosa, che di testa dovrebbe allargare il gioco sulle fasce, quindi ragazzi breve linee sulle fasce, per poi prediligere un gioco di cross in area per i due attaccanti. Per quanto riguarda Noviello, è un giocatore che comunque è a sprazzi, cioè non è continuo nei 90 minuti, alterna ottime giocate con periodi invece che è proprio estraneo alla manovra. Anche lo stesso Catalano, molte volte si vede che manca proprio a fianco a lui un centrocampista dalle sue stesse caratteristiche che gli possa dare quella personalità e quella spensieratezza da giocare sempre per la squadra, per l'intero arco della partita, perché Cordua copre un ruolo diverso rispetto a quello di Catalano, che è più bravo a impostare l'azione. Quindi secondo me Napoli vuole impostare il suo Taranto nel futuro, che secondo me dopo Bisceglie poi c'è la partita con il Campania in casa, quindi che sarà già un ottimo banco di prova perché è una squadra più o meno allo stesso livello del Taranto, centrato su Cosa e su brevi linee, un terzetto di brevi linee che dà alle spalle a Cosa, appunto, dove può giocare Bufalino, Biondo, Noviello, che appunto possono migliorare la manovra anche grazie alla lucidità e anche ai passaggi precisi di Vicedomini, che è proprio quello che manca al Taranto in fase offensiva e in fase realizzativa. Si potrebbe provare a giocare con un 4-4-2 a rombo, cioè vertice basso, Vicedomini, faccio un esempio, sono un vertice alto che potrebbe essere Noviello, tipico trequartista da giocare, e poi magari mettere anche Catalano e Cordua, oppure Vicedomini, oppure abbassare un po' Cordua, certo, o mettere un giovane in mezzo, non so. Ecco, anche questo 4-4-2 a rombo, voi come lo vedete? Ecco, perché ho avuto quell'impressione che lui in effetti vuole anche il trequartista, vuole che Noviello si inserisce tra le linee, quindi... E poi due attaccanti, ecco, di ora che arriverà l'altro attaccante, ecco, in proiezione futura. Però il problema è sempre degli under. Secondo me Napoli ha visto in Noviello un giocatore con una grande intelligenza tattica, sì. Che forse, visto che il ragazzo è dubbioso sul ruolo che gli viene affidato, forse non sa nemmeno di avere, o che non riesce a esprimere pienamente. Certo è che se Napoli insiste a volerlo tra le linee, a volergli dare un ruolo diverso da quello che è stato il suo naturale di seconda punta, vuol dire che magari le capacità ce le ha. Naturalmente intorno a lui ci deve essere anche una squadra ben equilibrata per robusta. Poter... magari ecco perché robusta, dicevo, con l'arrivo armonica, di Vicedomini, insomma. Perché naturalmente se tu tieni conto, un giocatore come Vicedomini lo fai giocare in mediana, Vicedomini non è Pirlo, forse non ha nemmeno la stessa visione di gioco, però naturalmente deve avere a fianco, per poter giocare in quel modo, così allo stesso Cordua, deve avere dei a fianco lottatori. Dei giocatori che devono corrono. saperli coprire le spalle, insomma, da questo punto di vista, anche perché in attacco hai due punte, Cosa e Sarli, che non sono proprio due ragazzini diciottenni che scappano, che corrono. Io dico il futuro anche, magari se arriva un altro attaccante bravo, ma ecco, so che il Taranto sta cercando una seconda punta, Adriano Velli, sì. Prima sì. Di andare a sentire, quindi io credo che nel futuro questo 4-4-2 a rombo potrebbe essere una soluzione, io lo dico sempre prima che questo accade, quella è una mia intuizione, non lo so, anche con l'arrivo di Vicedomini che dovrebbe giocare palla davanti alla difesa, io credo che dovrebbe, il problema del Taranto è anche quello, certo. Sono delle idee, vediamo un po' eventualmente cosa sta succedendo, il mercato del Taranto, ora ci sono solo gli svincolati che io so. Sì, il mercato chiudeva oggi quello delle liste di trasferimento da squadra a squadra, invece fino alla fine del mese c'è per gli svincolati e tra gli svincolati ci sono ancora tantissimi giocatori che possono fare al caso del Taranto. Per quanto riguarda lo schema, il 4-4-2 bisogna un po' ponderare la situazione visto che il Taranto gioca con i terzini under, quindi proteggerli, e questo 4-4-2 con sia a rombo è un ottimo, potrebbe essere un ottimo schema, se però Cordua, che è apparso ancora un po' appesantito e fuori forma, perché i tre centrocampisti, comunque il vertice basso e i due laterali, dovrebbero proteggere sia i terzini che provvedere alla fase offensiva. Quindi è uno schema da collaudare, da rodare in questo momento che il Taranto è ancora un cantiere aperto, difficilmente lo vedremo all'opera nelle prossime giornate. Senti, però voci di mercato per ciò che riguarda l'attacco, hai
qualche notizia? Perché alla fine il Taranto sicuramente deve prendere un attaccante. Sabato scorso stavamo parlando di Cavaliere, che però non c'è stato nulla di fatto. Anche Sani, che ha firmato alla fine con il Licata. Poteva essere molto utile Sani. Molto utile, secondo me. Anche perché è un giocatore che di ottima prestanza fisica, con un buon tiro, un buon dribbling, e poteva fare al caso del Taranto. E il mercato viene sondato giorno per giorno, sperando di trovare un giocatore all'altezza che possa far fare quel salto di categoria. Però per il momento le altre squadre si rinforzano, mentre il Taranto in attacco ancora fa attenzione. Benissimo, prima di andare a Giuseppe Genghi, poi andremo in pubblicità e poi rientreremo con l'intervista, anzi non seguiremo prima l'intervista e poi andremo in pubblicità. Roberto, sull'attacco hai qualche notizia? No, sull'attacco sappiamo che la società sta lavorando perché servirebbe un altro attaccante. L'indicazione è quella di trovare un under sempre, perché Sani sembrava potesse fare il caso del Taranto. Quindi 92 tu parli di un attaccante under sempre? Sì, l'indicazione è quella di un attaccante under, anche perché non avrebbe senso trovare un attaccante per sostituire per esempio Sarli o Cosa, e poi che non dà comunque un salto di qualità elevato. L'indicazione è quella di completare la rosa, la parte degli under con i doppioni. Benissimo, Giuseppe Genghi, poi andiamo ad ascoltare l'attaccante Giorgio Noviello e poi andiamo direttamente in pubblicità. Te Giuseppe. Nuovamente spazio al pubblico rosso-blu, Daniele, e vado subito a leggere il messaggio che ci scrive Alfredo. Cordoa, Vice Domini sono fortissimi, anche se mi dispiacerebbe tantissimo non vedere giocare l'ottimo Catalano, un gran bel giocatore, dice Alfredo. Mentre Riccardo ci scrive: secondo me il centrocampo migliore sarebbe Noviello e Zaccaro sulle fasce, con Catalano e Vice Domini al centro. Cordoa un'ottima riserva. Mentre Tonio 58 ci scrive: un saluto a tutti, non dobbiamo quest'anno dare in testa alla nostra squadra. Quest'anno rimaniamo in D, il prossimo anno la Serie C. Sempre forza Taranto. Ho visto l'amichevole di giovedì, ci scrive questo tifoso, e continua a dire: farei giocare Noviello e Cosa, ho visto bene anche Biondo. Quindi questa è l'opinione della gente. Benissimo, Biondo che potrebbe domani già essere in campo. Ora è il momento di Giorgio Noviello, poi andremo in pubblicità, poi rientreremo per l'ultima parte, ci sarà il collegamento con il tecnico De Bicelli e parleremo della quarta giornata del campionato nazionale dilettanti Girone H. Ora Noviello e poi la pubblicità, a tra poco con Fuori Gioco. Noviello, domenica c'è questo derby importante a Bisceglie, e con che spirito vi state avvicinando? Beh, con lo spirito di una squadra che ha perso in casa già due partite, quindi con la voglia di rifarsi e con lo spirito giusto, penso. Anche oggi abbiamo fatto un buon test e speriamo che alla fine ci possa servire per arrivare a domenica belli carichi. Noviello in gran forma, lo ha dimostrato anche durante il test amichevole disputato a Ginosa, ti candidi dunque autorevolmente per una maglia da titolare anche domenica? Ma al di fuori del fatto che giochi o meno, per me è importante allenarmi bene. Per fortuna, dopo aver fatto 20 giorni quasi fermo, ho fatto due partite una settimana, quindi un po' ne ho risentito. Ora inizio a entrare in forma col programma del prof, quindi ho sofferto all'inizio, ma penso che poi alla fine i frutti si vedranno col tempo. Noviello, tra le linee, quello è il tuo ruolo preferito o magari ti trovi meglio a giocare di punta? No, quello è il ruolo mio, però come in ogni cosa i moduli, i ruoli sono fine a se stesso. L'importante è lo spirito di sacrificio e la voglia e quello che ti chiede il mister, fare quello che ti chiede il mister, perché alla fine poi al di fuori del ruolo si parla di moduli, ma in campo scendono 11 giocatori che devono avere tutti la voglia di vincere, e penso che a quel punto sia importante quello. Poi i moduli, quelle cose là, spettano al mister, lui è bravo su queste cose qua, quindi noi ci affidiamo a lui. Del Bisceglie che idea ti sei fatto? Che squadra è? È una squadra solida, quello che ho capito, è una squadra che gioca da molto tempo insieme, quindi è una squadra che comunque, come tutte le squadre, puntano a qualcosa di importante, però sta a noi dimostrare se siamo veramente all'altezza del campionato, e secondo me lo siamo, ma non a parole, dobbiamo iniziare a dimostrarlo sul campo, e penso che lo spirito sia quello giusto, e anche l'ambiente col tempo se ne renderà conto, dai. Questo programma è offerto da...
Progettazione, installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, antincendio, fotovoltaici, civili ed industriali. Dea Impianti, via della Transumanza 5, Taranto. Ecologica Sud, raccolta, trasporto e stoccaggio oli usati, batterie e oli vegetali esausti, raccolta rifiuti speciali urbani, gestione servizi ecologici e pulizie. A Taranto in via Consiglio 45. Cascarano, dal 1896, veste i tuoi desideri, con le migliori calzature per uomo, donna e bambini. Cascarano Sport, leader nell'abbigliamento sportivo, unica sede a Taranto, in corso Piemonte 86. MAD SRL, lavori edili e stradali, via per Martina Franca, chilometro 5500, Taranto. Torna il latte della centrale del latte di Taranto Gealat, l'alta qualità del latte dalla terra delle Gravine. Un sorso di salute per iniziare bene la giornata. Buon latte a tutti! Quindi posso stare tranquillo? Tranquillo, tranquillissimo. Hai 15 mesi di tempo e il 15% di sconto. Vado, stavo sognando che Nuova Arredo ha il 15% di sconto, aggiunge 15 mesi di finanziamento a tasso zero. No, non è un sogno. Promo 15 continua e aggiunge al 15% di sconto 15 mesi di finanziamento a tasso zero. Quindi non è un sogno. Hai sognato, non hai sognato. Da Nuova Arredo tutto è possibile. Eccoci, siamo rientrati con il nostro programma Fuorigioco. Abbiamo parlato, stiamo parlando della vigilia tra Biceglia e Taranto con Roberto Orlando, il collega di tutto Lega Pro, collaboratore anche di Mondo Rossoblu, e Andrea Novelli di Mondo Rossoblu. Sono arrivati anche tanti sms, continuano ad arrivare. Ora è il momento di vedere un po' il quarto turno, di dare un'occhiata un po' agli altri, tra virgolette, perché comunque questo è un campionato interessante, è un girone molto valido dal punto di vista tecnico, il girone H, così come a mio avviso anche il girone E o F. Qual è quello dove ci sono Marche Abruzzo? Aiutatemi. Il penultimo, F, è un girone molto forte, cioè ci piacciono Vise, San Benedettese, Maceratese, c'è anche l'Ancona, tantissime squadre forti, voglio dire, sono i due gironi più forti dal punto di vista tecnico. Quindi andiamo a vedere un po' il quadro delle partite di domani. Roberto Orlando, spicca subito questo grande big match tra Matera e Monopoli. Grande partita, sì, questa. Infatti, sono due squadre molto, molto forti. A inizio stagione si pensava che l'Ischia dovesse uccidere il campionato subito, invece il Matera è sembrato molto più quadrato e molto più in forma dell'Ischia. Ricordiamo che settimana scorsa ha preso dal Barletta Bomber di Gennaro, che non è da tutti, non è per tutte le tasche un attaccante del genere, mentre dall'altra parte c'è un Monopoli che ha fatto della squadra, dell'insieme della squadra, il suo punto di forza. Ricordiamo che il Monopoli è neopromossa. Entrambe stanno vincendo, darebbero una svolta al campionato, perché alla fine poi saranno 3-4 quelle che si potranno giocare la promozione finale. Quindi, per dire, tra queste due vediamo domani, certo, chi la spunta. Poi vediamo. Ci sarà naturalmente il ritorno dell'Ischia. Senti, parliamo dell'Ischia. C'è Potenza Ischia, Roberto? Sì, il Potenza domenica scorsa è andato a pareggiare sul difficile campo del Francavilla sul Sinni, che nonostante il Francavilla abbia giocato per quasi tutta la partita in 10, come ricordava prima Andrea, ha fatto 3 gol, ha mangiato altre 3-4 occasioni, il Potenza solo all'ultimo è riuscito a pareggiare, rischiando anche la sconfitta negli ultimi minuti finali. Quindi penso che l'Ischia comunque non con tanta facilità, però domani potrebbe fare i 3 punti a Potenza, anche perché Potenza è una squadra giovane, ancora in formazione, certo, sia dal punto di vista societario che dal punto di vista tecnico. Quindi la squadra di Campilongo so che si è rafforzata anche settimana.
Sì, ha fatto Andrea Novelli, un nuovo acquisto. So che hai seguito un po'. L'Ischia in settimana ha ufficializzato l'acquisto di Perna, attaccante ex Treviso, che l'anno scorso ha realizzato in Serie C2 15 gol, ma è un attaccante di rango per le serie maggiori, infatti non va sotto mai la doppia cifra. E Nicola Mura, un giocatore che l'anno scorso ha giocato in Serie B nel Grosseto, campionato da titolare, solo che poi anche lui ha partecipato ed è stato punito per lo scandalo del calcio scommesse. Infatti fino a novembre è squalificato, quindi per lui una seconda rinascita dopo l'estate turbolenta che ha passato in Toscana. Benissimo. Parliamo anche del prossimo avversario del Taranto tra 15 giorni, tra 7 giorni, Sant'Antonio Abate, che è impegnato domani in casa con il Francavilla Insigni. Parliamo di questa partita, come vedi tu questa partita, Andrea? Sì, Sant'Antonio Abate e poi anche del derby Brindisi Grottaglie. Il Sant'Antonio Abate ha cambiato allenatore in settimana perché si è dimesso Gennaro Iezzo, ex portiere del Catania quando il Taranto perse i playoff in C1 ai tempi di Riganò, ex portiere del Napoli in Serie A, e si è dimesso. Al suo posto è arrivato Carannante, che è un allenatore esperto della Campania. Così come dobbiamo ricordare che è stato esonerato anche, pensa bene, a Trani. Anche a Trani c'è stata una mezza rivoluzione in settimana: sono andati via l'allenatore e il capitano Astarita, che aveva causato l'espulsione di Prosperi, che si è accasato alla Casertana. Quindi Sant'Antonio Abate, Francavilla sul Sinni, è una partita equilibrata che vede piuttosto in vantaggio il Francavilla sul Sinni, quindi potrebbe uscire un X2. Brindisi Grottaglie. Il Brindisi esce da una grande prova a Nardò, che ha vinto 2-0, in evidenza il capitano Laboragine e il tris d'attacco Palmiteri e Villa, che ha ricevuto il transfer la scorsa settimana, e la punta centrale Diego Albano. Il Grottaglie invece ha molti infortunati, tra cui Pastano, l'ultimo di giornata, e quindi il divario è netto tra le due squadre, e penso che il Brindisi può vincere facile. Benissimo, la gara tra Foggia e Trani si giocherà regolarmente domani, si doveva giocare lunedì, poi c'è stato, retromarcia, si doveva giocare tra l'altro a Termoni. Per facilitare anche, front, poi, che cosa è successo? Per far partecipare il pubblico si era deciso di giocare a Termoli, quindi sia i tifosi del Trani che del Foggia erano già mobilitati per la trasferta, che è molto vicino, visto che le due città sono molto vicine tra di loro, e invece la società del Trani ha poi declinato l'offerta fatta dalla società Dauna, e quindi si giocherà regolarmente domani allo Zaccheria alle ore 15 a porte chiuse. Benissimo, siamo alle battute finali, torniamo da Giuseppe Genghi. Giuseppe, gli ultimi sms e poi andiamo a ricordare l'arbitro che arbitrerà il derby Bisceglie e Taranto. Oh sì, il derby appunto tra Bisceglie e Taranto verrà arbitrato da Davide Marcolin di Schio, quindi questo è l'arbitro di questa domenica. Mentre voglio soltanto dire una piccola curiosità, che alcuni tifosi anche ci scrivono e ci danno dei piccoli suggerimenti. Effettivamente sul blog del Siracusa Calcio parlavano l'anno scorso di questo Michele Brancato, neo tesserato del Taranto, come un ottimo elemento ed era considerato, o meglio ancora viene considerato, uno dei più forti terzini della Sicilia. Quindi speriamo che questo talento esploda con la maglia del Taranto. E quindi ringrazio anche il tifoso Fabio, che mi dà anche questo piccolo suggerimento, questa piccola chicca. Mentre Taranto, dice questo tifoso, ci scrive: per sempre al tuo fianco, peccato per la trasferta vietata. Mentre un altro: forza Taranto, forza rossoblù, da Francesco. Un tifoso ci scrive: domani sarà una partita difficilissima, ma se scendiamo concentrati possiamo dare filo da torcere al Bisceglie. Forza ragazzi, lottate per i nostri colori. Mentre Dino ci scrive: il Taranto deve scendere in campo senza timore e paura di perdere. Quello che viene, viene, ma sono sicuro che una volta acquistata una buona condizione fisica diremo la nostra anche a questo campionato. Mentre un messaggio che le vado a leggere subito in diretta, mi dice: Guazzo potrebbe andare bene in Serie D, peccato che ha già firmato con un'altra squadra. Benissimo, poi Roberto, non so il perché poi il prefetto di Bat, no? La provincia di Bari, queste tre province, voglio dire, ha permesso ai tifosi del Taranto di andare a Trani e non a Bisceglie. Non so poi come vengono valutate, non so queste. Sì, se già l'anno scorso il CASMS dava
vietava le trasferte sulla certo. base di chissà quale di quale elucubrazioni mentali. Porti più da questo punto di vista capire. Non si riesce nemmeno a trovare esatto. un filo logico di quelli che possono essere i motivi per cui vietava non la trasferta. Non credo che i trascorsi storici tra Bicelli e Taranto sono così violenti, non credo, io no, non ricordo niente. Ma né quello né tantomeno il comportamento delle due tifoserie certo. negli ultimi anni. Peccato, peccato. Sì, fa male, anche perché il Taranto può contare sul suo pubblico come davvero... Un uomo in più in tutte le partite. Va bene, comunque problemi non ce ne sono. Domani alle ore 15 con collegamento dalle 14.30 canale 16 Blue Star TV, telecronaca affidata ad Angelo Leone, quindi potete godervi tranquillamente da casa in tribuna centrale, come dico io, la partita, questo derby. Battute finali, allora non vi chiedo il pronostico, le vostre sensazioni, Roberto Orlando di Tutto Lega Pro. Io spero soltanto che la squadra continui il suo percorso di crescita fisica e tecnica e che Napoli stia lavorando nel modo migliore. Naturalmente la risposta la potrà dare solo il campo.